I dati che abbiamo a disposizione ci indicano che aumenta la spesa per poter mettere un farmaco sul mercato, il che vuol dire che a parità di spesa per la ricerca, per tutto quello che è necessario, diminuisce il numero di farmaci disponibili. Non soltanto questo, ma la tendenza è anche ad avere a disposizione farmaci che in realtà non sono meglio di quelli che abbiamo già a disposizione. Questo dipende fondamentalmente dalla legislazione europea, perché la legislazione europea dice che un nuovo farmaco deve avere le caratteristiche di qualità, efficacia e sicurezza. Ma non dice una cosa molto importante: qualità, efficacia, sicurezza e valore terapeutico aggiunto. Queste parole in più farebbero sì che per un farmaco nuovo sia necessario fare un confronto con quello che già esiste. Oggi questo non è necessario e quindi abbiamo dei farmaci in gran quantità, ma non sappiamo in molti casi se sono meglio o peggio di quelli che già esistevano per le stesse indicazioni terapeutiche. C'è una relazione tra il valore del farmaco e il suo prezzo e il suo costo? Ci sono dei dubbi, perché in realtà i meccanismi con cui le industrie farmaceutiche stabiliscono un valore di riferimento del farmaco, il prezzo, e lo vanno a discutere con le agenzie regolatorie, non è completamente trasparente, in quanto è quasi un segreto industriale. Molto spesso il prezzo del farmaco non riflette il valore perché non abbiamo abbastanza informazioni e soprattutto può non riflettere i costi di sviluppo che noi non conosciamo dell'industria farmaceutica. Sono stati stimati e naturalmente non abbastanza per dire che c'è una correlazione tra l'efficacia e il prezzo. Questi sono stati ben documentati da una serie di analisi pubblicate anche recentemente su importanti riviste europee e internazionali, per cui in sostanza possiamo affermare che anche se ai farmaci possiamo attribuire un importante ruolo nel miglioramento della nostra capacità di curare e talvolta di guarire alcune malattie, tra cui i tumori, noi stiamo pagando questo ruolo ad un prezzo per il singolo cittadino e per il sistema probabilmente superiore al suo valore. Bisogna prima di tutto cercare di cambiare la legislazione, perché se non si impongono studi comparativi e non si impongono studi comparativi con il miglior farmaco, con il miglior trattamento possibile, evidentemente moltissimi farmaci verranno approvati, avranno sempre un prezzo più alto di quelli precedenti, ma non avranno una dimostrazione di maggiore efficacia o di minore tossicità.